esadecimale, utilizzare praticamente uno slack file per esaminare appunto il file in oggetto è quasi inutile, perché in pratica non si vede. Come si direbbe, non si riesce a risalire ai tipi MIME. Sapete cosa sono i tipi MIME? I tipi MIME sono praticamente, allora li identifichiamo molto facilmente con quella sigla che identifica quel tipo di file. Esempio molto pratico, avete mai aperto un eseguibile con un file di testo sotto Windows? Perfetto, ci avete fatto caso, le prime due lettere MZ? Quelle due lettere stanno a identificare che quello è un eseguibile per Linux, per Windows, perdonatemi. Se avessi avuto altre lettere, quell'estensione era falsata ed era stata scritta così, giusto per gabbarvi un attimo, un secondo. Il data hiding, altra tecnica che mi affascina tantissimo, è il saper nascondere i dati all'interno di un sistema informativo. I file system che ho utilizzati tutti, da FAT32 a quello che è uscito l'altro ieri, che non so come si chiama, ma giusto per dirne uno, hanno una particolarità, non scrivono su tutti i settori del disco. Ci fate mai caso, ad esempio, che praticamente se voi acquistate una pendrive da 8 giga, non avete a disposizione 8 giga, ma avete a disposizione 7 giga e 6, 7 giga e 4, 7 giga e 8, ci avete mai fatto caso a questa cosa? Ok, perfetto, no, credevo di... In pratica il file system utilizzato in quell'occasione ha allocato per informazioni alle quali noi non abbiamo accesso, ha allocato quello spazio in modo tale da mettere delle informazioni riservate, che poi sono informazioni relative ovviamente alla struttura del file system. Chi sa giocare con gli editor esadecimali o sa programmare a basso livello o ha a che fare comunque con penne USB da quando è nato, o no, vabbè, con dispositivi di storage, insomma, in maniera molto, molto disinvolta, sa bene che può utilizzare quei settori per nascondere dei dati. Quindi anche quello in questo caso è un modo tale per mettere i propri dati in sicurezza. Attenzione, questa tecnica ovviamente la può utilizzare anche un attacker, non possiamo utilizzarla solamente noi per difenderci, ma la può utilizzare anche un attacker. Virtualizzazione, perché no? Virtualizzare una macchina e mettere i dati che ci interessano là dentro, anche un'idea, e poi estrapolare la macchina virtuale e nasconderla praticamente in tutt'altro posto, esportarla su un hard disk esterno. E questa ovviamente, vedete, c'è sempre questa cosa, come dicevamo all'inizio, attacco e difesa vanno quasi di pari passo, cioè non sono concetti inscindibili, perché questa tecnica che voi potete utilizzare come contromisura la può utilizzare anche un attacker per portare comunque a termine, per nascondere comunque dati malevoli. E poi le varie diavolerie, GIC, insomma, provate a installare una distribuzione GNU Linux su qualunque cosa, sarà un'esperienza entusiasmante. Un caso che non è un caso studio, ma è un caso reale, è quello praticamente, è stato fatto in Giappone, stavo utilizzando una distribuzione Debian based che si chiama Yellow Dog su un centinaio di PlayStation 3. Esatto, già mi stai capendo. Per creare dei nodi di cluster. Avete presente, stamattina avete seguito il talk sull'Enea? E praticamente siamo lì. Creare proprio praticamente un'intera infrastruttura di calcolo parallelo. E che altro è rimasto? È rimasta la palestra degli hacker. Come si allenano gli hacker? Domanda. Non si allenano con Backtrack, che oggi me l'avete chiesto tutti quanti all'help desk. Backtrack serve così, serve ai bellilli per mettersi un attimo in mostra. La palestra degli hacker è DVL, DAM Vulnerable Linux, è creata ad hoc per lo studio della sicurezza del sistema GNU Linux. Contiene volutamente, cioè volontariamente, la community ha deciso di metterci dentro ogni sorta di bug e di problemi di sicurezza. Poi vabbè, è creata comunque dall'ITAC e dalla Security Software Engineering. E fate attenzione, è inusabile, nel vero senso della parola. Quindi fondamentalmente non utilizzate in ambito produttivo, virtualizzatela e giocateci un po'. È ricco di esercitazioni ed è divisa in tre macro aree: binary exploitation, web exploitation e reverse code engineering. Il premio finale sapete qual è? È la password di amministratore. E vi assicuro che non è facile, almeno a titolo personale. E sempre a titolo personale, non mi ricordo se ho finito, però penso sì di aver finito. E vabbè, ringrazio comunque gli sponsor che ci hanno permesso, insomma, di mettere in piedi sempre la famosa baracca di cui vi parlavo, e soprattutto i ragazzi del LUG, che ci siamo anche un po' impegnati a fare questa cosa, insomma. Poi soprattutto voi pubblico, perché vi siete trattenuti un bel po', insomma, per sopportarci, per sopportarmi. Ringrazio anche l'International Cyber Threat Task Force, di cui faccio parte, e che mi ha concesso in licenza le immagini che ho utilizzato tra le prime slide. E se ci sono dubbi, che purtroppo in questo momento non possiamo chiarire perché altrimenti ci cacciano, e potete raggiungermi. Comunque questi sono i miei riferimenti e quello è il mio sito in wordpress.com. Grazie. Beh, io ovviamente ringrazio Marco, che ovviamente, cioè, diciamo, è riuscito a fare in un'unica fiatata tutto il talk. Vabbè, io però mi piacerebbe giusto un secondo, sì. Se ci sono delle domande, sono sicuro che ce ne potranno essere, anche eventualmente sul talk di Mario, dato che ho visto prima
c'erano diverse persone che... Adesso passo io col microfono. Roberto, assicurati che non ci caccino prima però, non vorrei... Guarda, ti ringrazio. Vado velocissimo perché potrei fare un migliaio di domande, ma ovviamente vabbè, ci siamo scambiati i contatti quindi... No, prima di vedere l'intervento avevo meno domande di adesso, ovviamente. Perfetto, mi fa piacere. Però, te ne faccio una piccola, insomma, giusto per intervenire. Sui firewall, che ci ho lavorato parecchio, su CSF sicuramente lo conosci. Non so se è buono, insomma, però io l'ho lavorato. Il problema principale che ho riscontrato, quando tu hai qualche migliaio di utenti, diciamo, con un servizio, non ti spiego neanche quale, è il problema dei falsi positivi. Cioè, non è facile assolutamente gestirli, perché spesso anche un congruo numero di utenti viene escluso e spesso, diciamo, almeno faccio una valutazione così, insomma, il 60-70% sono falsi positivi. Certo, quello alla fine, se ci fai caso, è il problema di cui parlavo quando citavo SNORT, quindi il detection system. Sono sicuramente degli strumenti eccezionali, la comunità open source lavora al fine di migliorarli, però ovviamente ci vuole tempo affinché questi strumenti possano raggiungere un livello di usabilità e di perfezione tale da poter garantire ovviamente un determinato funzionamento. È un problema reale, è un problema al quale avviene una determinata contromisura e comunque davvero difficile. Una cosa alla quale ci tengo in particolar modo è quella di farvi capire una cosa, spero di esserci riuscito, che la sicurezza non è una questione di tecnologia, è una questione proprio di attitudine mentale. Sì, sì. Cioè io posso avere anche i migliori strumenti a disposizione, però se non li so usare, se non ci so mettere mano, è la fine. Se io ho comunque a disposizione uno strumento, quale potrebbe essere quelli per la gestione dei log, per capire, per cercare ovviamente quali tra questi utenti sono fake, quali sono dei falsi positivi, che poi quello del falso positivo, se ci fai caso ancora, richiama sia all'attacco civetta fatto per il trasferimento di zona sul protocollo TCP, sia a quello che poi è di base il principio di funzionamento del Kaminsky attack sul protocollo DNS. In pratica lavora sul falso positivo. Io ti bombardo di domande fin quando tu mi dici sempre no, però prima o poi il server mi dovrà rispondere, perché sarà bombardato e sarà tarato in modo tale che prima o poi tu comunque X informazioni me le devi dare. Purtroppo sono problemi ai quali non invoco l'articolo 360 del codice di procedura penale, cioè ho delle limitazioni scientifiche e tecniche alle quali non posso ovviare, per il semplice fatto che appunto la tecnologia al momento a disposizione è questa. Quindi, avvocato, ho detto bene, la ringrazio. No, io poi credo che fondamentale sia anche capire, nel caso ci sia un qualunque attacco, l'obiettivo di chi attacca, certo. Perché tranne diciamo casi di lamer che si divertono 14 anni a far danni, certo. Insomma, per puro divertimento, è fondamentale capire l'obiettivo per cui si fa un certo. attacco. Ma ecco, altrimenti perché... qualunque diciamo procedura tu attui, secondo me diventa un mare in cui tu non puoi. Ma buttare... ecco perché bisogna ragionare come ragionerebbe il ladro. Sì. Quello è il punto della situazione. Cioè io, se fossi al posto dell'attacker, che cosa farei? Quindi devo difendermi in quel particolare modo. Se la tecnologia attualmente a disposizione, se la mia predisposizione mentale me lo mette, cioè me lo consente, allora posso farcela. Non potrò limitare tutti i danni, però una buona parte sicuramente. Vabbè, io evito di fare altre domande. No, anche perché io ho il vizio di dilungarmi, altrimenti qui mi linciano. Chi altro c'era che voleva avere una domanda? Ah sì, hai ragione, vedi? Sì. L'attacco su modifica hardware, hai ragione, l'ho dimenticato, sempre nella famosa fretta. Carte clonate, ok? Oppure ancora, hacking su pen USB. Pensate, Windows, ok? C'è una cosa fantastica. Cioè, qualunque dispositivo voi ci collegate vicino, marchia i primi settori con un identificativo. Pensate già a questa cosa, cioè già un sistema operativo che marchia a fuoco una cosa del genere, cioè tu già mi stai modificando alla base un... come? Sì. Tu già mi stai modificando alla base, è come se hackerasse se stesso. Questo fondamentalmente è un esempio di hacking sull'hardware, però sicuramente un esempio pratico e reale è quello della clonazione delle carte di credito. Pensate che quando ho citato le cifre del mercato della sicurezza, e le ripeto, 400 miliardi di dollari, fare un po' di ricerca su internet, la possiamo fare tutti quanti, vi sconvolgerete, arriverete a siti dove si vendono, tipo, sono fuori tempo? Elettronica, però in America,
Prego? Non ho capito. Indipendente, no, 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 la cifra, vabbè, anche perché comunque la cifra era riferita comunque a livello globale, quella sulla, sulle, indubbiamente, su questo non ci piove. E, no, però, insomma, pensando a questa cosa degli attacchi, insomma, bisogna stare comunque ben attenti. E bisogna gestire bene le politiche di sicurezza su qualunque cosa, che si tratti di un dispositivo hardware, che si tratti di un dispositivo software. E ti dicevo, se facendo una rapida ricerca su internet si trovano siti di mercato nero della sicurezza, procurarsi qualche account Visa è semplice, con una decina di dollari te li fai subito, insomma. Ed è devastante questa cosa, cioè, non so se vi rendete conto della pericolosità, però esistono e ci sono, quello è il punto della situazione. Ok, poi vi ripeto, ragazzi, purtroppo il tempo è questo. Io sono un maledetto perché quando comincio a parlare non la finisco più, e quindi vedremo di organizzare magari qualche workshop interno all'associazione e vi faremo sapere. Ok? Vabbè. Grazie a tutti. Vabbè, io vorrei fare un applauso a questi ragazzi dell'help desk, che alcuni di loro non hanno neanche mangiato. Quindi fate proprio la sfilata, vabbè. Abbiamo Luca, Antonio, Francesco, Luca, Roberta, Raffaele, Sebastiano, Flaviano, Gianfilippo, nostro fotografo ufficiale. Fotografo ufficiale, che si chiama il fotografo ufficiale? Non lo so neanche. Come si chiama? Giovanni. Il nostro caro Giovanni. Antonio. Katia, sponsor, ovviamente. Gli ospiti che sono venuti da Taranto, da vicino, da lontano, da Monte Sant'Angelo. Veramente, grazie di cuore. Nonostante il tifone, nonostante la bufera. Grazie a voi. Cesso. Cesso. E niente, vabbè, è bellissimo vedere che, diciamo, alle 6:05 c'è ancora così tanta gente. Avete mangiato bene? E ovviamente noi speriamo di vedervi ai nostri prossimi eventi, al prossimo Linux Day, alle prossime cose che faremo all'università e non. E niente, quindi questo è. Se poi avete altre domande ci possiamo anche trattenere fuori, o se avete un sacco a pelo dormiamo qua perché stanno chiudendo. Grazie mille.